Ciao a tutti bagai e benvenuti a questo ottavo vlog su Vampire The Masquerade. E ci sono meno domande della volta scorsa, per fortuna, così non verrà lungo 2 ore anche questo giro. Con me, di nuovo ospite, c'è Joe, Jikir, ragazzi, Ciao ragazzi. chiamatelo Jikir. Con me c'è Jikir che mi aiuterà a rispondere alle vostre domande, sempre che non saranno troppo minchione, da vostre domande, cosa altamente probabile, ma senza perdere ulteriormente tempo, io inizierei. Tommaso Galluzzi, Master, ma vicissitudine funziona anche sugli animali? E qui sembra una domanda seria, però poi c'è l'esempio. Tipo, posso creare un koala psionico forgiato paladino malvagio caotico che usa un M60? No. Allora, prendiamo la prima parte della domanda. Vicissitudine la si può usare sugli animali? Sì, assolutamente sì. Questo rende gli animali dei mostri? Assolutamente sì. In maggior parte dei casi diventano mostruosi. Quindi si può usare, anzi, gli zimisce sono soliti usare bestie vicissitudinate per proteggere i propri rifugi. Mica sono anche uno di quei clan che si fidano molto di più degli animali che dei mortali, ghoul, semplici ghoul, mi pare. Addirittura una delle tattiche, visto che comunque gli zimisce hanno animalità, una delle loro tattiche, soprattutto per quanto riguarda la creazione di Gaul, e nel caso specifico i Gaul da guerra, è prendere un mortale, fargli una specie di lobotomia, trasformandolo praticamente in un animale, annichilendogli la parte, diciamo, di conoscenza e autocoscienza che lo renderebbe effettivamente un essere umano, e trasformandoti per poterlo controllare come una marionetta, appunto, con l'animalità. Quindi, benché peggio, sono estremamente portato a utilizzare l'animalità e gli animali, e anzi trasformano i mortali in animali perché è Se più proprio facile per loro dominarli. devono usare servi mortali, di solito preferiscono rivolgersi a Revenant, mi pare. Ah sì, i Perché Revenant sono sono molto più l'esclusività. fedeli, sono molto fedeli, sono molto devoti al clan Zimisce, quindi. È un loro esperimento e quindi se possono, diciamo che sono solitamente delle risorse accessibili dal clan e dall'organizzazione del clan, soprattutto per persone importanti nella setta che hanno bisogno effettivamente di un aiuto concreto da parte del clan. Comunque. Quindi sì, assolutamente, perché ovviamente non ce ne sono 200 milioni come potrebbero essere i Gaul, insomma è ben più difficile ottenere un Revenant rispetto che un Gaul, e quindi sì. Oltre hanno anche come loro sottoposti servi più fedeli. Hawk Grinder, narratore, ma se una ragazza viene abbracciata quando è ancora vergine e fa sesso ogni notte, le ricresce? Sì. Sì. E domanda numero due, se un vampiro è morto, quindi è freddo, non potrebbe averlo un po' ristretto? Aspetta, aspetta. In che senso? Effetto doccia gelata, Effetto temo. doccia gelata, cioè, Sì. non. Ma chi se ne frega? Io Ma sarei infatti. altrove. Però d'accordo. Manu J, che è un avatar fighissimo. Master Luca e Master, non ho capito il nome, mi perdoni. Jikir. Vi ringrazio per le risposte. Scusate se sono stato molto approssimativo, ma alcuni della campagna leggono le domande e ascoltano i vlog e non volevo fare spoiler. Allora è giustissimo. Diciamo che nella prima situazione, quella dell'Elysium. Oddio, però tu mi devi accettare qualcosa che hai chiesto nel precedente vlog. Se non me lo ripeti è dura. Vediamo quello che capiamo. Vediamo. Nella prima situazione, quella dell'Elysium, ho punito il giocatore che aveva usato dominazione con una punizione corporale. Nel secondo caso, invece, il flagello ha semplicemente detto: risolvetela tra di voi. Ah, sì, il problema: discipline si possono usare in Elysium. Si sono menati, sì. Il bello del masterare Vampire è proprio di andare spesso a braccio. Sì, Sì. in parte sì, poi ovviamente ci sono delle regole ben precise, soprattutto per rappresentare le due sette. Con questa seconda opzione mi si sono aperte molte strade e ora volevo porle un altro quesito, che ho comunque già risolto nella campagna, così da ovviare spoiler. Ah, Madonna, è lunghissima. In un incarico investigativo, questa coterie
dove c'era l'ancillae aggredita, hanno combinato un bel casino. Hanno distrutto delle possibili prove, perché uno dei ragazzi non mi aveva avvisato che voleva levare artigli della bestia e io, da bravo stronzo, gli ho detto che aveva distrutto mezza roba. E vabbè, però, insomma, dovrebbe sapere Questa è un quando po'... usare. È un po' forzata, attenzione. Incazzerei, ecco, se fossi giocatore potrei effettivamente tirargli Anch'io. un pugno. Perché alla fine so come usare i miei poteri di vampiro. E hanno sfondato da bravi cacciari una serranda e una porta in vetro del locale dove li avevo mandati a cercare prove. Hanno ucciso un umano, lasciandolo poi furbamente nel locale, e hanno fatto scappare un altro umano, anche se poi uno dei ragazzi, con una rocambolesca corsa per saltare sul lato del personaggio, è riuscito a far dimenticare cosa aveva visto. Ora, tutto sto bel casino, lei come l'avrebbe gestito? La ringrazio per la risposta e mi scuso se ho allungato un po' il brodo della domanda che le ho posto. Per la tua domanda, come l'avrei gestita io? Hanno fatto casino? Probabilmente avranno delle ripercussioni, però, nel senso, un morto di per sé non è un così grande problema. Se quel morto è stato ucciso con degli artigli, è un problema. Se è stato dissanguato, è un problema. Ma se gli hanno sparato, è un morto ammazzato. Nel senso, ovviamente, se hai lasciato tracce che riconducono a te, bravo coglione. Il problema c'è. Però, nel senso, avere un gruppo che fa abbastanza cacciare, diciamo, è brutale nell'entrare in un luogo, nonostante sia camarilla, non è neanche così impossibile. Cioè, può succedere, possono farlo. Se la coterie non è Questa formata da gente comunque così tanto immanicata, potrebbero comunque andare per mezzi molto più sbrigativi. Però non è che è una cosa da penalizzare o da... Il morto ci scappa, poi dopo Sì. ovviamente ci sono tutte le questioni Come... cioè se era una guardia notturna che faceva il suo lavoro, magari sai farlo fuori, potrebbe farti testare solo umanità. Se invece era il classico drogato teppistello che comunque arriva lì e magari ti tira un paio di coltellate e capisce che comunque tu non sei una persona normale, sì, vabbè, allora lì lo stuzzichi che è un piacere. Però lì, anche lì, boh, insomma, Insomma, un po' è da una vedere, situazione però. abbastanza generica quella che ci hai dato. Sì, Non è questo è un po' troppo generico. una cosa così marcata da poter, diciamo, avere grandi possibilità di risoluzione. A cappellas. Ah, ovviamente, se il tuo parere, la tua domanda era anche rivolta a come tu hai gestito le punizioni per l'uso di discipline nell'Elysium o di aggressione, ci può stare. Ci poteva stare, non era niente di esagerato. A Sì. Cappellas, narratore, se un Malkavian abbraccia un pazzo, quest'ultimo diventa ancora più pazzo a causa della maledizione di Clan? Anche se diventare vampiro sicuramente non aiuta la sanità mentale, assolutamente no. E una persona affetta da autismo? Minchia. Allora, il Clan Malkavian è comunque, è vero che tende ad abbracciare gente che è già un pelo folle. Soprattutto i sabbatiti. I Malkavian camarillici magari evitano. Magari fanno più attenzione perché dicono: ok, ma momento, se già abbracciamo uno pazzo, rischiamo di veramente distruggerlo. Il Sabbat se ne fotte di queste cose. I Malkavian camarillici hanno un po' più di tatto in questo senso. Comunque sì, diventa doppiamente folle perché l'abbraccio di un Malkavian crea una fobia mentale. Mica perché è dolorosissimo anche... È uno dei più dolorosi. È una di quelle tante cose che non è mai spiegata. Se solamente che l'abbraccio di Malkavian ti porta comunque una sorta di follia, irrimediabilmente comunque la mente del Malkavian non sopravvive, diciamo, non è come era in vita. Quando diventa vampiro, la sua mente comunque viene incrinata. Un umano affetto da autismo che viene abbracciato avrà anche lui una serie nuova di problemi grazie all'abbraccio di un Malkavian, ma è da gestire, nel senso, non è niente di eccessivo. Certo, avrà vita difficile come vampiro, però non è, nel senso, si può fare. Semplicemente è un vampiro che già parte messo ancora peggio del normale Malkavian. Poi vabbè, magari potrebbe essere tipo un autista, tipo un autista autistico,
un autistico tipo Rain Man che, vabbè, è autistico, ha dei problemi comportamentali, però ti sa calcolare pi greco a mente. Questa cosa un po' controbilanciata, c'è un motivo. Se invece è semplicemente autistico, no, non servirebbe a nessuno. Alessandro Negri, ho letto il manuale Werewolf. È detto lì cosa unisce e divide lupini e vampiri. Più che altro sono divisi che uniti, piuttosto che unirsi si suicidano. Sì, non è una domanda, però non è una domanda. Aggiungo però che non avendo letto in inglese non ho compreso alcune cose tipo le discipline, troppi termini specifici e tecnicismi inglesi. È un rischio di leggersi le versioni in inglese. Ah, e ultima cosa, ho capito perché i lupini sono superiori ai vampiri. E perché non farli mai incontrare un gruppo? Va bene, ma è una tua constatazione, non è una domanda, Alessandro, quindi andiamo avanti. Bravo. Narratore, narratore, sempre Alessandro Negri, ma se io volessi partecipare a un live di Lex Talionis, cosa dovrei fare? Venire a Milano. Lex Talionis è un live fatto di persona, quindi ci si ritrova una volta al mese, in un dato luogo, che in questo caso è la Ludoteca di Sant'Uguzzone a Milano. Zona Sesto San Giovanni, per chi è di zona, e ti presenti lì. Probabilmente prima ci hai contattato in modo che discutevamo, ti introducevamo, preparavamo insieme la scheda. Però vieni lì e si gioca. Però il grosso problema è che devi essere comunque presente. È un live di persona. Live, È è un un po' come live. dire andiamo a Lucca Esatto. o una fiera o qualsiasi altra Non cosa. la puoi visitare da casa tua. Zio Pippo 91, salve Master, cosa sai dirmi della vera mano nera e su dove finisce un vampiro dopo la morte ultima? Ho sentito che dovrebbe andare in un posto specifico. Ovviamente non è una cosa da giocare, ma è interessante sapere a livello di background. Allora, la vera mano nera, argomento spinoso, io non ti direi troppe cose, magari starei molto sul generico. Cosa gli possiamo dire, Joe? Beh, innanzitutto che questo è diciamo che è un topic da livello masteraggio e oltre, quindi old mastering, nel senso che non è per principianti, non è per gente che comunque si sta appena approcciato al coso, è già un livello grosso, è per dire allo stesso livello che potrebbe essere gli Inconnu, la Ghen, roba del genere. Sono grandi macro trame che solitamente sono strumenti della narrazione per un determinato tipo di gioco. Che possiamo dire? Possiamo dire che la Mano Nera originariamente era un culto tipo del 3000 avanti Cristo, una roba del genere. Tra questi cultisti c'erano anche dei vampiri, e che tra i loro vari scopi c'era anche comunque l'indagare la natura del vampirismo, l'indagare la natura degli spiriti, roba del genere. Direi questo. La differenza tra la vera mano nera e la mano nera è che si sospetta, o ci sono quasi prove concrete, che la mano nera in realtà sia una propaganda. La mano nera che viene conosciuta dal Sabbat ad alti livelli, non tutti gli appartenenti della cupola, diciamo, della punta della piramide della mano nera, fanno parte della mano nera, ma si dice che alcuni di questi agenti in realtà siano ancora fedeli a questo primitivo culto e che abbiano delle loro personali agende, diciamo un'agenda personale che si discosti da quello che puntava il sabato. Scopi personali, in definitiva. Sì, fondamentalmente Ma sì, questo è il massimo che possiamo dire. sono giochi molto grandi, ragazzi. È meglio lasciarli un attimo per lasciarli proprio nella nebulosi. Mentre la domanda su dove finisce un vampiro dopo la morte ultima, anche questo si può parlare, ma non si possono dare propriamente certezze. Perché è uno dei grandi Vero, argomenti di sì. cui un giocatore di Vampyr potrebbe passare intere campagne. Capire cosa avviene dopo la morte ultima di un vampiro e tutte quelle cose. In definitiva, da quanto mi ricordo io, la paura di diversi vampiri è che dopo la morte ultima non c'è Esiste nulla, nulla. non esiste nulla, ed è la cosa che più li terrorizza, che ci sia il nulla, né il paradiso, né il purgatorio, né l'inferno, né l'umbra, cioè proprio il nulla totale, la tua esistenza viene completamente cancellata. Questa è una delle Sì. versioni. Altre parlano di finire all'inferno, perché vabbè, sei un mostro
E qualcuna parla anche dell'Umbra, il mondo degli spiriti. L'Umbra, diciamo che nella cosmologia della White Wolf è un po' come una gigantesca cipolla, diciamo che ha vari strati e gli servono per spiegare parte degli spiriti, parte dei fatati, parte dei maghi, tutte queste cazzate qua che fondamentalmente sono inventate per gestire questa grossa cosmologia. E poi dopo ci sono vari spicchi, c'è tipo l'Inferno, il Maelstrom, l'Umbra, ragazzi, È un troppo casino. complesso, persino io comunque non ho detto va bene. Non me ne frega nulla, i vampiri muoiono, gli unici che effettivamente hanno trovato un modo difficile per diventare spettri sono alcuni anziani Giovanni e sono una bruttissima cosa che è meglio lasciare perdere. Fine. Tutto il resto comunque, ciao. Capitan Michel 94. Luca, come mai un vampiro deve spendere punti sangue per riattivare l'olfatto, mentre invece vista e udito no? Anche per il tatto e il gusto deve spendere punti sangue? Allora, non è specificato bene perché si deve fare questo. Potresti vederla in questo modo. Te la butto lì come spiegazione. Quegli organi vengono riattivati automaticamente ogni notte che il vampiro si desta. Ogni notte che il vampiro si desta dal torpore deve spendere un punto sangue. Vedilo come riattivare le funzioni minime per vivere, quindi vista e udito. Le altre sono cose in più, cose che non servono immediatamente al vampiro. Quindi sono cose che potrebbe attivare in un secondo momento, ma solo perché ne ha bisogno. Io darei una spiegazione del genere. Nel Beh, certo. risvegliarsi, riattivi tutte le funzioni base. Ti svegli. E i sensi che ti servono maggiormente, tatto non ti serve così tanto, olfatto non ti serve così tanto, soprattutto ti serve la vista e l'udito. Vedila in questo modo, secondo me. È una spiegazione easy, ma che funziona non, e ferma lì ogni possibile casino. Perché se vai a vedere di tecnicismo, non c'è, è vero, non è spiegato in modo tecnico perché questo no. Vai un po' a braccio, Abbraccio. in questo caso. Alcune cose non devono essere spiegate. Se le spieghi in termini tecnici ogni volta le perdi. Mastro Carpentiere, ringrazio per le risposte. Visto l'odio per Requiem, non chiedo cosa ne pensi, pensate, di Blood e Strings Requiem 2.0, dove aggiungono come antagonisti le strigi che mi sembrano, dopo aver letto sul wiki, interessanti. Io non ne so nulla. Manco Ma io, perché proprio onestamente, non l'abbiamo mai ma esplorato? no, sono a conoscenza del fatto che comunque abbiano ampliato, rivisto, corretto alcune parti del Requiem e di tutto il nuovo mondo di Tenebra tramite tramite la pubblicazione dell'Onyx Path e diciamo, il sistema di regole God Machine. Ma oltre a questo qua, sinceramente, visto che comunque mi disinteresso di quel prodotto, perché onestamente già il prodotto di base non mi soddisfa, non È vi saprei difficile dire esplorarlo. onestamente. Sono gusti, ragazzi, è un po' come dire comunque ti piace la Coca-Cola o la Pepsi, e non si può pretendere che la Coca-Cola sa. Io sto facendo una pubblicità. Guardino, credo che ti ucciderebbe. Coca-Cola Forever, sei proprio una crocchia, ti uccide. Coca-Cola! E poi scappa via. Blackjack, Master, ma se fai diableria a Caino, ti becchi 7 diablerie? Sì, 7. Per lo stesso discorso. Sette volte sette i danni grammatici che infliggeresti a Caino quando Quindi ti gli mordi il collo. autodiablerizzi. Ma comunque Sì, no, esplode. non ti devi preoccupare, non lo tocchi, Caino, non ci arrivi. A parte Parte questo, che però. è maledetto personalmente da Dio. Praticamente è lì che dice: questo è mio. Punto. È indistruttibile, fa parte del disegno del divino, quindi Caino non lo puoi. Se non again, lì poi dopo, vabbè, tanto con la fine del mondo, quindi già di base. Sempre Blackjack, narratore, ma se pensi che Malkavian non li vanno dati a PG? Perché l'hai data a Quit? A parte Blackjack, veramente, la prossima volta, se non mi sistemi la grammatica, ti scudisci a morte. Perché l'AI, hai scritto proprio LAI, mi viene lo sciopone. Lo No, ti sciopone. mandiamogli un branco di sabato. Prego. Facciamogli la Veramente. sessione di Restaglioni sotto. La risposta comunque è: perché ho dato a Quit un Malkavian da giocare? Perché era una sfida tra noi due. Io l'avevo sfidato a fare un Malkavian.
un buon Malkavian, un Sì. decente Malkavian, esatto, un fare un Malkavian bene, perché è facile fare un Malkavian macchietta, fare un Malkavian stereotipato, e detto, Edo, vuoi una sfida a questo quando giochiamo Vampire? Sì, ok, fammi un Malkavian, ma me lo devi fare figo, mi devi spaventare. Per questo gliel'ho dato. È stata una sfida, ma ragazzi, Quit lo conosco da... cioè, ci gioco con lui da 3 anni. Insomma, so ormai il suo stile di gioco. Cioè, capisco e l'ho visto migliorare, quindi sapevo che poteva permettersi di farlo. Altri giocatori che conosco da meno tempo, o comunque perché li conosco da abbastanza tempo, so quali sono i loro limiti, gli dico no, guarda, direttamente non provarci. Alla fine diventa tutta una conoscenza dei giocatori, delle persone con cui giochi, ed è molto importante. Sempre il Blackjack. Master, ma un ex medico che diventa vampiro può mettere una bottiglia da vino del sangue umano trattato come quello delle vacche e venderlo? Umano trattato come quello delle vacche, delle sacche. Ah, delle sacche, ho letto male io. Trattato come quello delle sacche e venderlo. A parte che quello delle sacche di sangue funziona perché appunto è in sacche di sangue che non entrano in contatto con l'aria, cosa che in una bottiglia invece purtroppo non funziona. Certo, Paura. un sangue umano comunque in una bottiglia ci impiega comunque diverso tempo comunque a perdere completamente, non è il sangue di vampiro, quindi in realtà può farlo, cioè un vampiro potrebbe farlo, però guardalo in questo modo, nella camarilla ti guarderebbero come come praticamente un venditore di pulci, nel senso, mi stai vendendo una cosa che comunque io posso uscire fuori e in un modo o nell'altro lo posso ottenerlo per modo mio, e comunque me lo stai dando in bottiglia, dov'è il gusto del bere? Anche diversi ti direbbero. Nel sabato ti sputterebbero in faccia. E tu mi stai vendendo del sangue? Perché? Perché mai io dovrei farmi questo problema? Io esco fuori e mi prendo la prima che voglio, punto. Cioè, attenzione, nel senso, se ha un commercio di sangue protetto, nel senso, devi darlo un po' più particolare. Se questo vampiro promette di dare sangue puro, di umano, non contaminato, sicuro al 100%, cambia il discorso, perché diversi vampiri hanno paura di quello che possono trovare nel sangue altrui. Quindi diventa un altro discorso. Io vendo sangue di prima qualità, possiamo dire così, che magari rispetta anche alcuni gusti, sangue giovane piuttosto che di altro, però deve essere qualcosa di un pelo più particolare, secondo me, se no è una cosa che in realtà tutti possono recuperare. In effetti a volte i settiti comunque si mettono a vendere sangue, però magari bacche selezionate, tipo c'è un ventru, ha una predilezione per le ragazze cinese con gli occhi verdi. Si trova la ragazza cinese con gli occhi verdi. Questo è il grosso guai a Chinatown, però lasciamo perdere 4 punti plagio. Fabio Comazzi, narratore, l'altro vblog ti avevo posto la domanda del Brugia, coltivatore di Maria, idealista e amante dell'arte. Sì, me lo ricordo. Grazie per la risposta, ma se non ti spiace avrei un altro BG da sottoporti, questa volta per un PG del Sabbat. Ho scritto giusto? Sì, in realtà la H la puoi mettere o non mettere, non è così importante. Il Sabbat lo puoi scrivere in entrambi i modi. Allora, in vita sarebbe stato un neonazista di 20-25 anni. Qua già ti blocco, sei un veterano nel Sabbat, sei già troppo antico. Ma andiamo avanti che dopo ti spieghiamo meglio perché. 25 anni di età vampirica o di No, età era un... normale? Aspetta, però magari è un neonazista moderno. Aspetta un momento. È un neonazista di 20-25 anni. Ah no, è vero. Uno di quei ragazzi tutti svastiche, croci di ferro che si tingono i capelli di biondo. Ok. È Quit 108 estremizzato, vai. È biondo, ragazzi. C'è, è pronto, è biondo. È Johansen. Magari potrebbe essere stato anche il capetto di una piccola banda di teppisti in stile Arancia Meccanica, ok? La cosa un po' diversa sarebbe stata il suo culto per il superuomo, Nietzsche praticamente. La grande conoscenza dei testi nazisti e dei filosofi dell'idealismo tedesco, Nietzsche, per i quali proverebbe una sorta di morbosa venerazione. Ok, una volta abbracciato, trasporterebbe tutti i concetti di superiorità della razza da una visione umana ad una vampirica, cioè ciò significa che avrebbe dentro di sé un po' di casino, poiché disprezzerebbe con tutte le sue forze gli esseri umani.
pur senza perdere del tutto l'attaccamento ad alcuni ideali filosofici a lui particolarmente cari. Inoltre sarebbe anche razzista verso alcuni clan come Nosferatu. Che dici, potrebbe starci? Cosa mi suggerisci di migliorare ed adattare alla sua storia? In realtà mi piace. La storia di base non è male. È un nazista che trasporta i suoi ideali sulla razza superiore dagli umani ai vampiri. Minchia, è abbastanza, in realtà è abbastanza classico. Nel Sabbat ti darebbero tutti ragione. Perché comunque Sì, partire dal sì. presupposto noi siamo la razza superiore, gli altri no, perché siamo vampiri, nel Sabbat sarebbero tutti d'accordo con te. Quindi in realtà, cioè, ci sta, è abbastanza... È classico, in realtà hai fatto qualcosa di molto classico. I Bruja e i Pander hanno spesso e volentieri questo genere di background. Vengono da gruppi neonazisti o comunisti, comunque di frange estreme, è facile che vengano presi da lì. Quindi in realtà hai descritto il tipico Bruja. Ci sono anche Neonazista, poi. idealista, Sì. preso e crede comunque alla superiorità della razza vampirica. Ci sta. Che sia razzista verso anche alcuni clan che reputa particolarmente inadatti, come i Nosferatu per la loro deformità e altro, potrebbe starci. È una chiccheria in più. È comunque sì, ma tu sei un vampiro venuto male. È un po' come erano per i tedeschi, i polacchi, Slavi. gli slavi, esatto. Una cosa un po' a metà, nel senso che quindi non gli piaceva. Potrebbe essere una visione del genere. Quindi sì, ci sta, anzi, è abbastanza classico. Te lo approvo su due Sì, piedi, proprio. È il anche nuove leve tipico. abbastanza giovani di Ventru, Antitribu e Zimisce rientrano abbastanza nel. Un background del genere presentato, per esempio, all'Exalionist, te l'avremmo approvato senza nessun problema, proprio preso e Assolutamente approvato sì. proprio per direttissima. Sì. È molto classico, ma funzionale. Cioè, funziona nel Sabbat, quindi va benissimo. Ci sposa bene. Esatto, il signor Pippo. Grazie per la risposta e stia tranquillo che non chiederò mai che metta avvisi di spoiler nel video, sarebbe pura follia. A riguardo di questo, io ho un gruppo di giocatori che ha giocato relativamente poco, ma conosce bene l'ambientazione, quindi ogni volta che gli faccio vedere qualcosa di nuovo, parte il toto manuali, specialmente uno di loro che è anche narratore. Sì, sto parlando di te, cugino. Sarà un altro che legge i blog. A questo punto ho deciso di mettere cose mie, sempre il più possibile coerenti con il mondo. Sì, ci sta, nel senso, è una cosa che anch'io ho sempre un po' odiato, il fatto che il giocatore ti guardi e dica, ah, è questo, quindi ha questo, 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 quindi fa questo, questo, questo. Bravo, che vogliamo fare? Vogliamo fare la partita Monopoly, visto che tanto sai già tutto? Insomma, a volte il giocatore dovrebbe tenersi più ignorante dovrebbe considerarsi un po' più ignorante. Nel senso, anche se lo sa, deve giocare come se non lo sappia. E non deve neanche pensarci. È molto difficile, eh? Solo giocatori che comunque Certo. accettano questo, gli piace proprio l'interpretazione, riescono a farlo. È molto più semplice comunque ragionare su quello che si sa. Però hai fatto bene, secondo me, a mettere mostri tuoi. Se li conoscono già tutti, va bene, inventa. Sì, È una anzi, anche noi a soluzione. volte lo facciamo. Sì, esatto, cioè, Quindi non è un problema. di robe brutte ne abbiamo Chiederei di tirate più, se fuori. ti fanno girare le balle. Se ti fanno girare le balle, decurta Pix ogni volta che comincia, e scatta il Toto scommesse, perché è Già. una cosa che spezza il gioco, da fastidiosa, e poi i saccenti non piacciono a nessuno, quindi no. Marco Tosoni, scusa Master, ma i vampiri in Masquerade possono vedere al buio, vero? Come un umano. Come un umano, né meglio né peggio. Perché mi sembra una boiata che predatori notturni come i vampiri non possono vedere al buio. Non ha senso secondo me. Ad esempio, un vampiro che vive nel 1500 e non può vedere al buio, come cacchio fa a cacciare? Va in giro con una torcia? Dai. Aspetta un momento, aspetta un momento. 1500? Si parla comunque che i vampiri comunque stavano in città. Le città erano illuminate comunque di notte. Non erano completamente buie. Quindi in realtà si possono spostare. Ricordiamo poi
Non mi puoi citare i secoli bui perché nel 1500, cioè in quel periodo comunque dal primo medioevo all'ultimo periodo del medioevo, cioè i vampiri avevano uno strapotere, cioè potevano far venire la gente da loro e se la bevevano senza problemi, erano nobili diversi di loro. Quindi non è giusta come cosa. E no, purtroppo il vampiro di base non vede al buio meglio di un essere umano. Ci sono proprio dei poteri vampirici che aiutano. Sono Auspex e Proteide. Occhi della bestia, Quindi sì, Proteide quindi la 1 e lingua Auspex 1. dell'aspide. La lingua dell'aspide, però sono poteri basici, nel senso sono di solito i primi pallini di alcune discipline che permettono di sviluppare i propri sensi. Più direi che comunque la somma di percezione più osservare comunque ti dà già una scala per dire questo ci vede meglio rispetto al mortale. È chiaro che comunque il vampiro, potendosi aumentare i tratti fisici con i punti È più esperienza, semplice pensare che. arriva anche a delle cose che sono normalmente un umano non potrebbe mai fare, Sì, quindi ma perché comunque devi pensare. prescinde. Dall'ambientazione devi pensare che, insomma, il vampiro è una creatura della notte, quindi sviluppa man mano comunque Per forza. l'occhio per la notte. Quindi è come una persona che rimane al buio, ragazzi. Quando rimanete al buio non vedete un cazzo all'inizio, ma man mano vi abituate al buio. Man mano vedete un po' meglio. Stessa cosa un vampiro. Dovete pensare che man mano migliora quell'aspetto di sé. Sempre Marco Tosoni. Master, cosa ne pensi di vampiri nazisti? Una setta comandata da ex ufficiali nazisti nella seconda guerra mondiale, già vampiri in quel periodo. Sfuggiti alla guerra e al processo di Norimberga, questi tizi si sono riuniti e hanno fondato una setta basata sugli ideali nazisti, mischiando misticismo, rituali pagani e una loro interpretazione del libro di Nod. Coloro che vengono vampirizzati per entrare nella setta devono avere le caratteristiche dell'ariano puro. Oltre a questo, devono superare prove sanguinose per dimostrare la loro fede all'ideale nazista. Il loro delirante obiettivo è creare il nuovo Quarto Reich, dove i vampiri ariani domineranno su tutte le razze inferiori, cioè umani e gli altri vampiri. Questi vampiri nazisti di che clan potrebbero essere? Ventru? Sì, è vero, sembra il consiglio dei 13 di Sinerequie. Un po'. Però c'è un piccolo problema, secondo me, di base. Nel senso, cioè, l'ideale nazista, se ci pensi, è molto più debole rispetto alla fine a una visione del vampiro. Cioè, quando diventi vampiro ti si apre tutto un nuovo mondo, molto più complicato e complesso delle semplici ideologie umane, diciamo. Quindi è molto difficile mantenere quelle ideologie. È molto più facile che un vampiro parta da quello, nazista, comunista o vari altri estremismi, ma poco a poco li abbandoni. Perché vede, cioè, si apre tutto un nuovo mondo. Questa è come la vedo io, ragazzi. Però nulla ti vieta che un gruppo di vampiri, a questo punto però direi un gruppo di vampiri molto chiuso come mentalità, nel senso non fa parte né del Sabbat né della Camarilla, perché sia in entrambe le sette li avrebbero già presi e li avrebbero fatto una ripassata in modo che mettevano un po' la testa a posto. Sì. Quindi un gruppo magari tipo indipendente di vampiri, ristretta cerchia, magari che pensa che non sono vampiri, magari neanche si rende conto che sono vampiri, ma pensano che sono il vero nazista. Potrebbe anche essere. Sì, Potrebbe la essere. famosa razza ariana, il continente Esatto, di Moon, esatto. tutte queste cose, Sarebbe sì. molto più interessante piuttosto che, ah, sono un vampiro, ma comunque credo nel nazismo. Sarebbe molto più interessante che loro. Io sono il vero nazista, sono risorto come vero nazista, vero ariano. Sarebbe molto più interessante, secondo me. Detto questo, con questa Sì. piccola modifica, secondo me, la tua storia diventa già molto più interessante e te la proverei. Di che clan potrebbe essere? Principalmente ti direi Ventru, non ne sono sicuro. Ventru sono molto logici. E hanno dietro comunque uno forte indottrinamento da proseguire, non abbracciando Esatto. a cazzo, diciamo che comunque nascono con una buona Dovresti prendere. conoscenza, sei un vampiro, sai fare queste cose, occhio a quello che fai, bla 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 bla. Forse sono meglio vampiri, un clan un pochettino più estremizzati, idealisti. I Buona, Bruja possono essere come sono in prima posizione. I Toreador, per alcuni esperti. Perché se questo Toreador anziano idolatrava il nazismo, è lui che ha iniziato questa cellula. Potrebbe sì. essere un'idea.
Insomma, ci si può stare, però Ventru no. I Ventru sono molto logici alla fine, ragazzi. Sono Sì. proprio così, sono i vampiri che sanno come va il mondo. Ma in modo molto... Cioè, il misticismo ai Ventru non fa né caldo né freddo nella maggior parte dei casi. Anche i Ventru del Sabbat non è che sono molto occultisti, mistici. Sono molto più terra-terra. Credono nella... Seguono comunque, Credono nella se si setta. avvicinano all'occulto, in effetti comunque si avvicinano magari alla figura di Caino, sono magari studiosi di quello che ha fatto Caino, più che altro per dire, ah, ma quindi allora questa è la strada giusta, bla bla Però bla bla bla. rimangono Questo sempre molto potrebbe essere. logici, nel senso, il Assolutamente sì. nazismo per loro non sarebbe una cosa, cioè la prenderebbero come una minchiata, cioè non di base, ragazzi. Comunque nulla ti vieta comunque di fare un Ventru. Il nostro suggerimento è di fare clan un pochettino più con idealistici, quindi Toreador, un Toreador idealista o magari un Bruja o alcuni Malkavian della Camarilla un pochettino più Sì, sì. con fobie di grandezza, comunque come Manie di perfezione. persecuzione, si credono, oppure di... Com'è quella lì dove ti credi, sei una gran... l'eletto, Megalomania? megalomania? Megalomania. Quindi anche un Malkavian in realtà ci potrebbe stare. Magari dei Malkavian anche esteriormente sembrano molto, molto seri, molto presenti. Però hanno fobie un po' più particolari da intuire. Megalomania, persecuzione, manie di persecuzione. Potrebbe essere molto interessante. Sempre Marco Tosoni. Vediamo Marco Tosoni. Allora, Master, di che clan potrebbe essere un vampiro clown che vive nelle fogne? Nosferatu. Pensavo Nosferatu, visto che il vestito e il trucco in teoria coprono le fattezze mostruose. Un clown grottesco e spaventoso tipo Pennywise, il clown danzante del romanzo Sì, It di Stephen King. Sì, secondo me potrebbe essere Nosferatu potrebbe essere un'ottima idea. Anche anche un un gang, Gangrel delle o anche un forze. Malkavian in realtà. Sì. In generale, chiunque si potrebbe. Ci sono certi clan che è difficile, però con le giuste motivazioni, qualsiasi personaggio potrebbe Sì, allora effettivamente ricordate, fare. ecco, ricordate una cosa importante, ragazzi. Quando noi diamo delle direzioni, no, questo clan non lo farebbe o altro, sono direzioni di massima. È come dire la stragrande maggioranza. Questo non vuol dire che non ci siano vampiri di particolari clan che magari fanno cose totalmente opposte. È possibilissimo, ragazzi. È una Sì. possibilità. Dovete sempre contare comunque la direzione generale del clan. E noi fondamentalmente basiamo le nostre risposte, diciamo, sulla media universale. Solitamente fanno così, solitamente. Poi, ovviamente, a seconda del background, è per questo che comunque si picchia tanto da questo punto di vista. Perché? Perché il background, soprattutto pensare a come reagisce il personaggio di fronte a determinate situazioni, eccetera, eccetera, è la chiave per uscire, diciamo, dallo stereotipo e creare un personaggio, non dico sui generis a livello macchietta, però con carattere. E questa sembra la grossa differenza. Perché può essere un buono stereotipo, oppure dire, no, voglio deviare un pochino, gli metto queste due cose che gli danno spezia, lo fanno virare un po' dalla massa e vediamo un po' come va a finire. Il problema qual è? Che ovviamente ci vuole l'esperienza, tale per cui sai riconoscere a naso quando una cosa è troppo o quando invece una cosa può avere un senso e soprattutto può avere uno sviluppo, perché anche questo, ripetiamo, soprattutto per le ragazze che vogliono diventare, vogliono provare a fare il master o del genere, ricordati sempre una cosa. Qualsiasi cosa, se accettabile, cioè, qualsiasi cosa per essere accettabile, una delle caratteristiche fondamentali deve essere che sia applicabile in gioco, ovvero questa cosa, per prima cosa, mi crea gioco, crea interesse, è una cosa su cui ci possiamo richiamare sopra, i personaggi possono essere in qualche modo invogliati a seguire questa cosa o interagirci per migliorare il proprio Ragazzi, personaggio. per esempio, un Malkavian che è affetto da autismo, che sta tutto il tempo in un angolo della stanza, non crea gioco. Assolutamente Io te no. lo rifiuto, te lo rifiutiamo come master, perché non crea gioco a te, non crea gioco agli altri. È
È cosa banale, però è importante nel gioco di ruolo. Bisogna autoalimentarsi, è importante. Ma sì, è un po' come il personaggio che è tipo il ragazzo che magari c'è la compagnia e sta sempre all'ultimo tavolo, sta lì a giocare con i videogiochini, non dice un cazzo, non dice niente a nessuno. Dopo un po' ti stanchi anche comunque di averlo attorno, perché dice questo non fa niente, non, a momenti saluta. Che palle, cioè. Matteo di FBginato. Mi sono sempre chiesto il perché il clan Toreador sviluppi velocità. Dopo un bel po' mi sono fatto un'idea chiara del perché. Ma mi piacerebbe sapere il vostro punto di vista. Matteo di FBginato, porca di quella miseria, scrivi meglio la prossima volta che se no giuro iddio, vengo lì e a schiaffoni ti imparo la grammatica. A Tu fai schiaffoni. la legge, imparagliela. Comunque, perché i Toreador sviluppano velocità? Perché hanno velocità come disciplina? Beh, bisogna, nel senso, non, alcuni non hanno principalmente per forza motivazioni logiche, ragazzi. Diciamo che come spiegazione perché hanno velocità dopo che hanno anche ascendente e auspex, perché mai dovevano avere velocità invece che dominazione, per esempio, buttiamola lì, è perché secondo me comunque dovete pensare che i vampiri hanno comunque sempre attraversato periodi di guerra. Avere delle discipline più fisiche che ti permettono di combattere o almeno di tenerti vivo. Perché velocità ti può permettere anche di scappare molto velocemente, ragazzi. Discipline fisiche che ti permettono di sopravvivere servono sempre. Quindi, in un modo o nell'altro, qualsiasi clan, una disciplina fisica l'ha sviluppata per autoconservazione. Punto. Un goal Anche perché umano. conosco. No, volevo dire solamente, volevo fare una battuta, anche perché conoscendo comunque la lingua lunga di Toriador, il 90% delle volte dopo una battuta segue anche una corsa. Perché fai fare Conviene. una battuta a un Bruja, è meglio se ti trovi molto lontano quando ha Problema è che anche il la Bruja ha velocità. capacità. È quello il problema, Già. infatti è tipo il gatto e il cane che si ritorna. Un goal umano, oltre a potenza e robustezza, potrebbe imparare altre discipline se gli vengono insegnate, anche non del clan originario del padrone? Situazione molto limite. In definitiva, potrebbe essere sensato. Che sì, sviluppa discipline del padrone del Sire, quindi discipline particolari del clan. Quasi impossibile che sviluppi discipline particolari di un altro clan che non è quello del Sire. Però non è impossibile che il Ghoul sviluppi discipline molto particolari. È una possibilità, però dovreste pensarla come una possibilità per Ghoul molto antichi. Ghoul che hanno bevuto per decenni il sangue del proprio sire e poco alla volta hanno sviluppato questa cosa. Sì. Dovete comunque capire che i Ghoul hanno soprattutto potenza e robustezza perché sono le cose più istintive per un umano da sviluppare. E soprattutto perché anche comunque il 90% delle volte fanno esattamente quello, cioè il Esatto. 90% delle volte i Ghoul vengono creati come guardiani al servizio del vampiro. Quindi a me cosa interessa? Devi difendere il mio territorio? Sì, bene, quindi robustezza e potenza, che è la cosa più facile per dire incassi e medi. Un malcavo con la fissa del comandare che cerca e vuole l'autorità in una situazione di un gruppo che non può controllare, secondo lei darebbe semplicemente di matto o cadrebbe in depressione? Io una volta ho interpretato la seconda di queste reazioni, ma secondo il suo punto di vista, quale sarebbe la più interessante? In realtà tutte e due potrebbero funzionare, dipende dalla situazione, dipende da cosa è successo. Diciamo una cosa di base. In una coterie già è molto difficile comunque che ci sia un capo. Bisogna più o meno andare di Sì. comune accordo. In un branco del Sabbat c'è il capo, è il Ductus. Però Malkavian difficilmente ti fanno fare il Ductus perché nessuno vuole dipendere, vuole mettere la propria vita nelle mani di un Malkavian di base, proprio come concetto base. Quindi è una situazione autolesionista, molto autolesionista alla fine. È un bel rischio che conoscendo diciamo, la nomea dei Malkavian rischi di detonare molto molto rapidamente Anche soprattutto e non se sono inizi ad alzare la voce, sclerare, a un certo punto ti prendono, ti impalettano.
Sì, ma per rispondere alla sua domanda, secondo me sono due le ipotesi, come giustamente ha detto, o effettivamente si piglia male un momento di sconforto, come ha detto Enrico, Depressione? depressione per una volta, però dopo dovrebbe passato il periodo di depressione, che per una notte, una roba del genere, secondo me il passo successivo sarebbe: come posso io fare in modo di ottenere il mio scopo, ovvero comandare? Ecco. E incredibilmente un personaggio del genere incomincerebbe a diventare uno che rema contro, o comunque che a suo modo farà di tutto, quindi leccare cure potenti, fare la spia, fare le cose che rendono pericolosi i Malkavian, perché non è sempre detto che deve essere per forza il Malkavian pazzo con il coltello, però potrebbe essere il Malkavian che comunque va in giro e dire: io devo comandare, quindi. E vorrà dire che comunque magari comincerò a frequentare molto di più l'Elysium, incomincerò a parlare male della gente, incomincerò a dire: ma sai che questo qua, Se non posso tipo. comandare, neanche voi comanderete. Potrebbe essere anche una Esatto. cosa, cioè io non posso comandare, vi distruggo. Può essere interessante, non farla morire lì. Cioè, No, se la cosa è anzi, è un. piango lì sul momento perché non mi fanno comandare, poi vabbè, li seguo lo stesso, muore lì purtroppo. Infatti, anzi, il contrario dovrebbe essere più che altro una cosa che Ricordatevi lo che prende male, perché è matto. Vampire non è un gioco dove bisogna per forza andare di amore d'accordo, anzi è molto No. facile scazzare tra di loro. Non a caso il Sabbat usa la Volderi per scazzare di meno in gruppo, ma scazzare molto di più con chi è fuori dal gruppo. Quindi Certo. alla fine si pareggiano le cose. È sempre lì. Superiors 999. Narratore, puoi parlare dei sangue debole? Si sa qualcosa dei vampiri di seconda generazione? Esistono dei Toreador anti-tribù? Perché sarebbe bella una campagna con quattro Toreador del Sabbat che si chiamano Ozzy, Tommy, Bill e Geezer. Partiamo dalla prima domanda. I sangue debole. I sangue debole non sono altro che la quattordicesima e la quindicesima generazione, dove il sangue del vampiro inizia a diluirsi talmente tanto che questi vampiri si avvicinano più ai mortali che ai vampiri stessi. Quindi sono temuti, perché nel libro di Nod è chiaramente scritto che quando il sangue debole gira, praticamente sorgeranno i sangue debole, la Geenna sarà vicina. Quindi molti hanno paura dei sangue debole, li vedono come un segno della fine dei tempi. I sangue debole sono. Ce ne sono, ma non sono così tanti. Ricordiamo che nella Camarilla c'è praticamente il controllo delle nascite. Nel Sabbat i sangue debole sono più deboli, letteralmente, e quindi è molto più facile che muoiano, e quindi comunque ce ne sono pochi. Cioè, in assalti, varie cose del Sabbat, i sangue deboli sono quelli in prima linea, quindi verranno massacrati per primi. E un anziano si può fare una decina di sangue debole così, semplicemente. Perché non possono stare stargli dietro. Quindi è una cosa molto particolare, è una cosa molto interessante del background, però ragazzi, attenzione a non volerlo snocciolare troppo. Al tempo, Jikir mi passò il manuale Ultime Notti. Molto interessante, dove si parlava meglio dei sangue debole, ma era un materiale prettamente da master. Sono chicche molto utili per un master, ma che un giocatore è meglio che non sappia, perché è più Io interessante scoprirle in gioco. sì. E oserei anche dire una cosa, che quel manuale specifico secondo me si presta benissimo a una campagna di soli, Sangue debole, sangue debole. vero? Quello o Capoccia, o all'opposto, grossi vampiri, perché Sì. vabbè, è Ultime Notti. Si sa qualcosa dei vampiri di seconda generazione? Che io sappia, sono Allora, tre. in teoria dovrebbero Sono i tre essere figli tre. di Caino. Sì, erano Enoch, Zillah dunque, Irad, Irad, Enoch. Zillah e Enoch e Irad. Enoch diede Allora. nome alla prima città. Sì, Che in realtà, esatto. ragazzi, nonostante venga mitizzata, è più probabile che comunque fossero un villaggio. Cioè, della grandezza di un villaggio. Sarà stato tipo, sì, Perché comunque si un parla tipo. dell'età del rame, forse. Ma sì, Forse. sarà stato un insediamento tipo Magna Grecia, ma nulla di più. Un tempio, un palazzo, diciamo, del potere, E baracche intorno, ragazzi. un paio di
di case in muratura, dei nobili, tutto il resto capanne, paglia Che e. fine hanno fatto? È un'altra domanda, è un'altra bella domanda, io non ne so molto. Non si sa, è meglio non saperlo. Dopo il diluvio non se ne parla più. Si Ci dice che sono tantissime congetture riguardo e. alcuni vennero uccisi, alcuni vennero scacciati dai 13, i 13 dei clan che poi sarebbero arrivati. Le supposizioni sono tante, ma in realtà, come al solito, se andate a vedere ogni libro dice la sua. Alcuni dicono: ah no, Enoch è sopravvissuto, ma poi se n'è andato di sua volontà. Altri no, Enoch è morto. Altri, Enoch è stato esiliato. Stessa cosa Sì, per gli nel altri. dubbio li considererei comunque morti. I Toreador anti-tribù esistono assolutamente, sono le Sabbat e sono dei folli schizzati, ma proprio folli, sono proprio folli all'inverosimile. Quattro Toreador del Loro Sabbat difetto. solo è brutto. Io lo chiamerei 10 piccoli indiani, un branco del genere. E ogni volta che ti chiedono perché vi chiamate 10 piccoli indiani, dici lui è il numero 4, io il numero 3, il numero 2, il numero 1. E gli altri? Inizi già male proprio, inizi. Oh cazzo. Beh, voi eravate. Oh cazzo. I Toreador del Sabbat sono molto più simili, sono molto molto più simili alle arpie della Camara di Panessa, che comunque sono molto sciacalli, nel senso che non hanno più il difetto dei Toreador della Camarilla, ovvero vedo una cosa bella, comunque vengo rapito dall'estasi della cosa bella, ma visto che comunque hanno visto le peggio porcherie, ormai sono diventati tipo Sono e quindi hanno diciamo che sono dovuto. assuefatti dal ripetere atti estremi. È un Sì, pelo diverso. e soprattutto sono dei sadici di merda, quindi nel momento in cui vedono qualsiasi cosa che è in difficoltà, loro si fionderanno per far sì che questa cosa degeneri ancora di più. Cioè, se Sono qualcuno sta picchiando qualcuno, arrivano lì e sciacalli. lo picchiano a loro volta. Sono sciacalli, condor, approfittatori. Avvocati, mettete quello che volete, ragazzi. Praticamente, Tutto. anzi, no, avvocati. Sono Funziona degli benissimo come stronzi di prima esempio. categoria, sono diventati veramente l'epitome degli stronzi. Sì. Stanno insultando qualcuno, loro gli tireranno addosso di tutto e faranno in modo che comunque questo disgraziato comunque non possa più farsi vedere. Marco Tosoni. Che ci siamo quasi, ragazzi. Stiamo sotto l'ora, dai. Nel mondo di Tenebra si parla di Licaone, il primo licantropo secondo la mitologia greca. È una domanda, si parla di questo Licaone nei vampiri, il primo licantropo. Io non ne so nulla, ma alla fine ricordiamo, qua stiamo parlando di vampire. Noi conosciamo molto meglio vampire che werewolf, quindi. Direi che se però comunque ci puoi tirare fuori una trama, un libro anche che parla solamente di Licheone, in realtà comunque un libro magari sui lupini per dare, che ne so, un po' di conoscenza a qualche personaggio, perché no? No, fra due domani dopo mannaro con gli arrivo di strano. Blackjack è l'ultima domanda, ma mi sembra un po'. Master, posso chiudere i giocatori in una camera a gas e farli scoppiare? I giocatori o i I personaggi? giocatori nel senso giocatori o i personaggi? No, perché se vuoi i giocatori veramente sei malato. Se. Comunque poi ha sottomesso dei PS, dice i vampiri sono ebrei e l'Hunter è nazista. Ok. PPS sono in Germania. Ok. Va bene, d'accordo. Ascolta, io Ragazzi, con Affermo. questa ultima domanda abbiamo chiuso l'ottavo vlog di Vampire The Masquerade. L'ultima domanda non meritava risposta, sappiatelo. Io ci metto proprio per me no. Facciamo proprio X Factor, per Vabbè, me è un nazista old style. Cioè, no. Per me no, è ripeto. attaccato ai vecchi valori. Per me è no. Noi ci vediamo al prossimo vlog, ragazzi. Grazie mille ancora a Jikir per la presenza. Ci vediamo prossimamente a tutti. Evitate domande troppo minchiate. Preferiamo di gran lunga le domande comunque di interpretazione perché sono le più interessanti. Quelle di regole, sì, fatele pure perché risolvere dei dubbi sulle regole è giusto, ma la cosa più interessante di questo di giochi, comunque con queste grandi ambientazioni, è capire come interpretare, come vivere, come giocare queste ambientazioni. Sono le domande più interessanti, secondo me. Detto questo, ciao a tutti, bagai, lunga notte.